A un mese dal 18° compleanno è già tempo di festa per il fenomenale Diego Rizzi, che per la terza volta va ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del prestigioso Pallino d'Oro. Il Memorial Tommasino Arbustini, gara internazionale di bocce specialità pétanque organizzata dal Circolo San Giacomo di Imperia. Rizzi, già più volte campione iridato e protagonista ai prossimi mondiali in programma dal 4 al 7 ottobre a Marsiglia, ha trionfato per i colori della taggese Kinder più Sport, in coppia con Donato Goffredo, a sua volta pluridecorato e numerose volte convocato in azzurro negli anni scorsi. Rizzi e Donato in finale hanno avuto la meglio per 13-6 sui vincitori della passata edizione, i senegalesi della BG Genova El Majin Malik Fall e Papa Saliusene. Sulla sua strada il duo della taggese ha trovato fior di avversari, disputando in pratica due finali anticipate. Negli ottavi Fabio Dutto e Alessio Cocciolo, giocatori che insieme a Gianni Leguagli e Rizzi difenderanno i colori azzurri a Marsiglia, e nei quarti la coppia del Club Monaco campione d'Europa 2012 con François Giardina e François Ndiaye, quest'ultimo senegalese già detentore del record mondiale nel tiro di precisione. Le precedenti vittorie di Rizzi nel Pallino d'Oro risalgono al 2006, quando ancora ragazzino si impose insieme a Salvatore Goffredo, fratello di Donato, ed al 2008 in coppia con lo stesso Donato. Al terzo posto i portacolori di casa Fabio Molinari e Daniele Ghigliazza ed i francesi Ferro o Beg del Mini Bull Antibois. Anche i transalpini hanno impegnato severamente Rizzi Goffredo, bravissimi a rimontare dallo 0-6 accusato in avvio di match. In quinta posizione Meli Pario, Circolo San Giacomo, i genovesi delle Piane del Bosco, Perez Cano del Club Monegasque e Giardina Ndiaye. 50 in totale, con un livello medio altissimo, le formazioni che hanno dato vita alla competizione maschile, seguita da un foltissimo pubblico, e che hanno onorato la memoria di Tommasino Arbustini, socio fondatore del Circolo San Giacomo. Tra le donne, 17 le coppie in gara nella sesta Coppa Città d'Imperia Trofeo Boutique Donna Oro, affermazione della pluricampionessa tricolore Simona Bagalà ed Elisabetta Carli, portacolori del DLF Ventimiglia. Nell'ultima sfida hanno piegato per 13-8 Elvira Grillo e Jessica La Monica del San Giacomo Imperia. Terze Sorace Ardissone e Zucchè Du Greco del Ponte d'Assio. Solo quinte Bouchard e Gazzano, regine nel 2009 e 2010. A consegnare i numerosi riconoscimenti sono stati il presidente provinciale del CONI Ivo Bensa, i rappresentanti della famiglia Arbustini, Poldo, Thomas e Mara, ed i dirigenti del Circolo San Giacomo con a capo il presidente Piero Doria Miglietta. La gara è stata impeccabilmente diretta da Mario Celli di Cuneo, coadiuvato da Mario Molinari per il tabellone maschile e da Bartolomeo Cavallero per quello femminile. Con la disputa del Pallino d'Oro va in archivio anche il circuito Pallino d'Oro Catecà, partito il 14 luglio da Imperia e poi proseguito a Testico, San Bartolomeo al Mare e Viozzene. Il Pallino d'Oro ha inoltre perfezionato un gemellaggio con la gara internazionale del 30 settembre ad Alba. In virtù di ciò, Ghigliazza e Molinari, primi classificati tra i tesserati del San Giacomo, saranno invitati al prestigioso appuntamento. E collateralmente al 27° Pallino d'Oro si è svolto martedì 21 presso il ristorante Acqua e Farina anche un mini convegno su sport e alimentazione. Nell'occasione il dietista dottor Stefano Beschi, esperto dell'ASL Imperiese, ha brillantemente parlato della corretta strategia nutrizionale per lo sport delle bocce pétanque, sottolineando come anche un'adeguata idratazione sia fattore molto importante. Il Pallino d'Oro, organizzato sotto l'egida della Federazione Internazionale Pétanque e Gioco Provenzale, del CEP e della FIB, ha ricevuto il supporto ed il patrocinio di Assessorato allo Sport della Regione Liguria, del Comune di Imperia, della Provincia di Imperia e della Federazione Italiana Bocce e del CONI Comitato Provinciale di Imperia. Vi chiederei di raccontarmi qualcosa della gara, più che altro le impressioni più positive, al di là dell'aver vinto, ovviamente siete vincitori, quindi quella sarà la soddisfazione maggiore, ma qualche altra soddisfazione di questa gara, qualche aneddoto particolare? Beh, per me è la terza volta che ho vinto, sono il primo per adesso, quindi è buono, non so. Donato già nell'albo d'oro di questa gara? Sì, abbiamo vinto già insieme una volta e sono felice di aver vinto di nuovo insieme a Diego, perché è un giocatore giovane, però è il futuro della pétanque in Italia, è un adolescente a tutti gli effetti.
però sicuramente una bella soddisfazione anche per la Taggese. Sì, Taggese innanzitutto anche come organizzazione, è stata una gara di buon livello. Stiamo facendo una bella stagione, via, siamo contento di finirla bene. Adesso a ottobre abbiamo, a parte lui che va ai campionati del mondo ed è una grossa manifestazione per lui, il primo che fa dei grandi, se lo merita, e poi spero di andare avanti insieme a lui alla Coppa Europa. Benissimo, che quando è l'appuntamento poi? È 19-20 ottobre. Ah, benissimo, ok, grazie. Prego, grazie. Complimenti ancora, e chiederei alla regia di riproporre il rallenti di una delle bocciate di Diego con queste speciali bocce al carbonio, ripresa durante la semifinale con i francesi.